Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lunga tragitto che mi vede andare verso il mio negozio, verso il mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica a Siracusa, via Caglione Seconda, numero 12. Chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Il sabato solo mattina e la domenica chiuso. Buon inizio di settimana, oggi è una giornata un po' così. Ah, piovigginato, ha sporcato tutte le macchine ieri notte, però diciamo che il sole sembra esserci. Speriamo sia una giornata primaverile, vedremo. Di cosa parliamo in queste dirette? Generalmente di cose che possono essere più o meno interessanti. Sicuramente uno degli argomenti di cui dibatto di più è l'argomento Tappami, il nostro volontariato civico, che la città di Siracusa il 21 marzo, qualche giorno fa, ha deciso di revocare dopo 4 anni, che abbiamo messo in sicurezza insieme ai cittadini, insieme solo grazie alle donazioni dei cittadini, senza nessun costo per il comune di Siracusa. Il comune ha deciso di revocarci. Da cosa nasce questa scelta? Ovviamente è una scelta politica, semplicemente dovuta al fatto, a parte che sono passati 4 anni, figuratevi, il prossimo anno si va a elezioni, quindi evidentemente all'attuale amministrazione diamo fastidio, forse credono che ci dobbiamo candidare, io non ne ho idea. In realtà da un punto di vista politico è una scelta scellerata, semplicemente perché, vedete, il protocollo Tappami, un'amministrazione comunale diligente con una intelligenza media, avrebbe fatto in modo di utilizzarlo bene. Come? È molto semplice, ci avrebbero detto: guardate Tappami, voi ci servite qua, fate questo tipo di operazione, vi diamo i vigili urbani e fate questo tipo di operazione. Invece non è stato voluto fare questo, è stato voluto bloccare di proposito. Quando abbiamo ricevuto noi l'avviso del procedimento in corso, abbiamo chiesto anche un incontro. Sapete, non ci ho chiamato io perché io sono antipatico, brutto, cattivo, ci ha chiamato una persona, ha chiamato, gli ho detto: guardi signor dirigente, vorremmo un incontro. Il dirigente si è dato subito disponibile. Appena sentito Tappami: no, guardi, no, non vi possiamo dare nessun incontro, non ci potete dare nessun incontro. Ma lei è un ente pubblico, come fanno ad incontrare i cittadini? No, guardi, poi eventualmente voi potete fare ricorso. Il giorno dopo arriva la revoca, papà, subito, imminente. Arriva la revoca, nella revoca c'è scritto: io posso fare ricorso, spendere 2000 euro di ricorso al TAR, io cittadino che aiuto i cittadini gratuitamente, devo spendere 2000 euro per fare ricorso al TAR. Qualcuno ha chiamato il mondo al contrario, per me è follia, però va bene così, se sono contenti così. D'altronde ci sono dei dirigenti che poi prendono anche premi pubblici, perché vengono poi nominati, prendono premi, incarichi e quant'altro. Mi è caduto l'occhio su una cosa che mi è stato fatto notare da un amico. L'amico, lo scorso anno, il 1 giugno, questo dirigente ha scritto chiedendo il ripristino del pavimento sul marciapiede di fronte a casa sua. Il 5 agosto sempre 2021, quindi a distanza di 2 mesi, ha nuovamente scritto, stavolta minacciando che avrebbe detto le vie legali. Nulla. Ieri l'amico mi ha mandato la foto di com'è il marciapiede oggi, a quasi un anno. Stiamo parlando dello stesso dirigente che ha avuto il tempo di revocare Tappami, dopo quasi un anno non ha avuto il tempo di rispondere al cittadino sistemandogli il marciapiede. Anche questo faremo formalmente richiesta al comune entro 10 giorni. Chiaramente, giusto, guarda caso, il RUP è lo stesso, la stessa persona che ha avuto il tempo dopo un anno, non ha avuto il tempo dopo un anno, quasi un anno, di mettere in sicurezza il marciapiede del cittadino, ha avuto però il tempo di andarsi a revocare Tappami. Se non è questa volontà politica, ditemi voi. Vabbè, comunque, bontà loro. Noi cosa stiamo facendo per aiutare il comune? È semplice. Quello che ho detto prima, facciamo il report fotografico, impacchettiamo e spediamo via PEC. Mi ha stupito, ma per ora sono coincidenze, per adesso non vi dico nulla. Intanto noi stiamo continuando, stiamo entrando alle PEC, ma più di questo i comuni cittadini non possono fare. Prima avevamo questa opportunità di mettere in sicurezza buche statali, adesso il comune ha deciso di farlo loro. Perfetto, noi vi diamo 10 giorni di tempo, poi in base all'articolo 14 del codice della strada vi denunciamo in procura. Semplicissimo, dato che voi dovete comunque mantenere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi, la segnaletica orizzontale, verticale, le strisce pedonali, questa roba qua, perfetto, fatelo. Se non lo fate, c'è un
reato che credo che sia, vabbè, comunque poi questo toccherà alla magistratura vedere se c'è o non c'è. Noi da cittadini aiutiamo i cittadini. Appuntamento domani pomeriggio ore 14:30 al Duomo, data scelta non a caso perché è martedì, quindi hanno il rientro. Abbiamo invitato il signor sindaco, dato che il signor sindaco è comunque responsabile di questa operazione, di aver voluto chiudere un qualcosa di gratuito, un qualcosa di volontariato, un qualcosa che qualcuno si riempie la bocca con la voce terzo settore. Perfetto. Noi abbiamo chiesto al signor sindaco domani pomeriggio alle 14:30, guardi, veniamo anche noi da lei, non alle 8:30, accanto nelle gradinate al Piazza Duomo, nelle gradinate della cattedrale del Duomo. Alle 14:30 abbiamo invitato il signor sindaco e i giornalisti per fare chiarezza. Dato che il dirigente non ci ha voluto incontrare prima di revocare e poi ha avuto la fretta subito di revocare, perfetto. Allora informiamo i cittadini su quale sia la reale situazione in questa città. Verrà il sindaco? Io ne sono certo. Verranno i giornalisti? Io ne sono certo. Bisogna essere think positive. Bisogna essere positivi. Vediamo cosa succede domani. 14:30, chiunque volesse venire è invitato. Altro argomento. Buoni spese. Ovviamente centinaia, centinaia e centinaia di messaggi sui buoni spese. Allora, l'altro ieri è stata pubblicata la graduatoria. Alcuni di voi hanno già ricevuto l'SMS o la mail che hanno ricevuto il contributo. Qualcuno non l'ha ricevuto ed è stato, tra virgolette, invitato, perché alcuni mi hanno detto che hanno ricevuto una mail, la stanno per ricevere, dove c'è scritto di replicare. Allora, il primo consiglio che vi do io è questo, e l'ho ripetuto diverse volte, purtroppo telefonare è inutile, perché non vi rispondono. Allora, andate alle politiche sociali, nei loro orari di appuntamento, di ricevimento, e chiedete loro spiegazioni. Andate con il vostro progressivo e chiedete cosa dovete fare per eventualmente chiedere qualsiasi tipo di informazione. Non la chiedete a me, io non vi posso aiutare, non ho la possibilità di dire dovete fare questo, dovete fare quello, dovete fare quell'altro. Dovete semplicemente andare alle politiche sociali e chiedere spiegazioni su perché la vostra istanza è stata eventualmente respinta. Benissimo, altri argomenti, direi che è stato un fine settimana molto tranquillo, abbiamo fatto appunto anche qui dei sopralluoghi, siamo stati in via Franca Maria Gianni, siamo stati ieri a Piazza Quella, ho fatto anche un video, il signore poi mi ha rimproverato dicendo ma Piazza Quella non è solo la salita, è anche la discesa. Sì, signor Bruno, lo sappiamo, abbiamo fatto le foto anche della discesa. E la discesa ci vorrebbe altro che qualche sacco di bitume, ci vorrebbe un rifare la pavimentazione. Riusciranno i nostri eroi? Io non ne ho idea. Certo, le chiacchiere della politica una volta sono assurde. Vabbè, non voglio entrare in polemiche, c'è tempo, per cui immaginate. Vediamo, noi, vi ripeto, noi l'unica cosa che possiamo fare è quella di, appunto, a norma di legge, rivolgerci eventualmente alla magistratura e chiedere spiegazioni o comunque del fatto che il comune non rispetta quello che sono i suoi doveri. Alcune persone mi hanno chiesto, ah, ma il comune vi ha detto che non utilizzavate la segnaletica stradale. Allora, a parte che il comune non ci ha mai detto nulla, io non ho mai ricevuto nulla, nessuna sanzione, nessun ravvedimento, nessun rimprovero, niente di niente. Quindi io ho solo ricevuto un avviso di procedimento datato 3 marzo, abbiamo risposto nei termini, ci è stato detto che quello che abbiamo risposto non va bene. Prima di rispondere abbiamo chiesto un incontro che ci è stato rifiutato. Non ci potevano incontrare. Quindi io cittadino che ho delle cose in sospeso con l'amministrazione, mi viene in mente, io ne so, l'Agenzia delle Entrate, piuttosto che l'ufficio anagrafe, piuttosto che qualsiasi tipo di servizio come vogliamo, chiamo e mi dicono no, non la possiamo incontrare.
Non servono risposte per capire qual è il mandante di questo tipo di operazione contro il volontariato civico a costo zero di tappami. È una volontà politica. Domani, quando incontreremo il sindaco, perché ripeto, io sono certo che domani il sindaco verrà, ci darà spiegazioni e ci dirà che, ci dimostrerà che non è una volontà politica, per cui ovviamente sarà da indurre a un atto dell'amministrazione. Certo, ti pare strano dopo 4 anni, ti pare strano, però tutto è possibile, per carità, io non metto in dubbio. Qualcuno mi fa notare che nel nostro, nella nostra pagina Segnalo la Buca Siracusa ci sono foto, video di messa in sicurezza fatte da operai del comune, senza pettorine, senza birilli, senza nulla. Ma quelle sono ditte che lavorano, sveglia ragazzi, noi se facciamo volontariato civico gratuitamente, quelle sono ditte che lavorano, le leggi valgono, no? Ci siamo capiti. Se domani il sindaco non verrà, evidentemente è un'autocertificazione che la volontà è quella politica. E là poi io mi porrò delle domande. Ma come mai dopo 4 anni di nulla cosmico questi si svegliano e se ne escono con la sparata del 75% di nulla? Perché dire il 75% senza dare un numero 5.000, senza specificare da dove inizio, evidentemente sparare una corbelleria. Minchiata, fatemelo passare, oh, ogni tanto ci vuole una... Però sono promesse politiche importanti, che poi magari, sapete, aiutate da certo tipo di stampa di regime che magari ti fa passare notizie per come vuoi tu, ovviamente, possono anche indurre qualche cittadino a dire: caspita, vero, ma ci hanno sistemato il 75% delle strade. Certo, poi si fanno una passeggiata, che ne so, partono da via Luigi Cassia, arrivano fino a via Luigi Monti, poi magari scendono in Ortigia e nelle 400 buche che hanno preso si rendono conto che hanno l'anello al naso. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo.